Rieccoci, vedo già qualcuno che c'era già 10 minuti fa. Avete fatto la pausa? Siete andati a fare la pipì? Siete andati a fare merenda, a bere qualcosa, andate ai vostri bimbi? Perché ci serve, sono tutte pause che servono a Nicoletta per respirare, ma anche a voi perché è importante alzarsi un attimino da dove siete davanti al cellulare o al PC, fare quattro passi per accomodarvi un pochino, perché la schiena, anche la nostra colonna vertebrale, abbia la possibilità Non di c'è modulare. voi ci stai facendo. Ok, vi siete già disattivate. Fatto la pipì, c'è qualcuno che ha fatto la pipì? Lo so che poi queste cose rimangono registrate, la gente pensa che io sia una persona molto strana. Vi dirò la verità, la pipì la fanno tutti, è una cosa importantissima, anzi ci aiuta a tenere sano il perineo, a svuotare la vescica, a non creare troppa pressione. Quindi durante gli incontri online magari ce lo dimentichiamo, è una cosa super importante, soprattutto se abbiamo problemi di perineo nel preparto, nel postparto. Ok? Quindi diciamolo, fa niente se sembra una cosa strana, una cosa super importante. Ok, vedo che state arrivando. L'incontro di questa mattina, questo particolare incontro, è dedicato al Beidai. Il Beidai è un supporto di origine asiatica. Diciamo che la sua origine specifica è una parte della Cina, sud-ovest della Cina. C'è una serie di portabebè derivanti dall'Asia e sono prettamente quei portabebè più sagomati, quindi che hanno un corpo, le fasce sulle fasce superiori, fasce anche inferiori, fasce superiori sotto gli anelli, a seconda poi appunto dei vari paesi, delle varie tradizioni. Vorrei però chiarire anche che non solo in Asia si usano supporti di questo tipo. Per esempio, in Eritrea si usa il mazel, che è un portabebè in realtà molto molto simile al Beidai, cioè ha la sua sagoma, il suo rettangolo con delle parti di pelle, dei pezzi di pelle che vengono usati, tutto in pelle di animali, che vengono usate per appunto legare sopra e sotto il portabebè. Quindi effettivamente l'utilizzo è similare a quello del Bulgaria. Brave, che disattivate. Oh, siete super. Quando entrate, disattivate l'audio. Grazie. Se non è necessario, potete disattivare anche il video, va benissimo. Se volete interagire e vi serve, potete riattivare anche il video. Per chi c'era poco fa, riprendiamo in mano il nostro Beidai per chi è appena arrivato. Non fa nulla perché tanto ricominciamo dall'inizio per questo specifico tipo di supporto. Chi si è perso l'appuntamento precedente poi troverà una registrazione dedicata. Ne parleremo poi successivamente delle varie registrazioni. State ancora arrivando. Ok. Il Beidai o Meidai è questo tipo di supporto di origine cinese. Ed è questo il motivo per cui lo chiamiamo Beidai e non Meitai, perché in realtà c'è stata tutta una politica di rivendicazione da gruppi di genitori asiatici per almeno appunto rivendicare l'origine del supporto e il nome specifico del supporto. Insomma, è un po' come se ci avessero detto: mannaggia, noi abbiamo inventato questo portabebè, voi già lo commercializzate, lo avete modificato, perché adesso vedremo che un pochino è stato modificato nel tempo, almeno chiamatelo con il suo giusto nome, quindi si dovrebbe chiamare Beidai o Meitai, perché in cinese, mandarino, in cantonese, Meitai non significa nulla. Ok? Originariamente questo supporto era semplicemente un quadrato di stoffa molto molto molto
attenzionato, molto ricamato con colori, con fili d'oro, con ricami particolari, disegni significativi. Quindi non è proprio il primo pezzo di stoffa che si trova in giro, è un portabebè specifico, dedicato a una famiglia, a un bambino. E vi dicevo, era questo quadrato con delle stringhe, con delle parti di stoffa, ma molto più sottili, molto più contenute rispetto a quelle che siamo abituati a vedere nei medai che sono in giro in commercio. Okay. Progressivamente, nella occidentalizzazione, nella diffusione di questo portabebè a livello più commerciale, le fasce sono andate ampliandosi un po' a seconda dei modelli, a seconda delle marche. Le fasce possono essere più o meno contenute, indicativamente una ventina di centimetri. Ci sono anche comunque dei modelli che si chiamano wrap tie, che hanno la fascia del bei dai larga tanto quanto una fascia tessuta, quindi 60, 70, 80 centimetri. Personalmente la mia scelta è stata di stare sui 20 centimetri come larghezza di fascia, come produttrice intendo, perché questi portabebè sono tutti realizzati a mano, sono tutti realizzati da me, quindi posso dire tranquillamente che io ho scelto così di tenere una misura un poco più contenuta, perché più o meno sui 20 centimetri nel tempo mi è sembrata quella misura che ci permette di avere un buon contenimento di legatura e un buon supporto, ma che lascia il portabebè molto 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 compatto, molto facile da trasportare, molto facile da gestire. Non che la fascia larga non sia gestibile. Se io sono una persona abituata a legarmi una fascia portabebè, la fascia larga va benissimo. Ma se io scelgo un bei dai per avere un supporto un poco più versatile, un poco più contenuto, senza tanta stoffa in giro, allora la fascia di una ventina di centimetri è quella che mi aiuta di più avere il supporto contenuto. Veniamo a noi. Attualmente questa è la sagoma del bei dai, cioè un supporto non più proprio quadrato o rettangolare, ma un po' sagomato. E questa sagoma mi aiuta perché, a seconda di dove io vado a far sedere il bambino in legatura, posso andare a modulare l'ampiezza del pannello. Quindi se io siedo, per esempio, il bambino in quest'area, qua lo vedete, ho il pannello un poco più stretto, quindi mi andrà bene per un bambino un poco più piccolo. Se io siedo in quest'area, ho il pannello un poco più largo e mi sostiene un bambino con una gambina più lunga, quindi un bambino più grande. Il bei dai ha questa sagoma, per cui ha un'impronta di utilizzo, ma anche delle fasce più corte sotto, che semplicemente si legano e poi non si toccano più, quindi mi servono solo per fare la cintura per sostenere in basso, e delle fasce invece più lunghe, circa 2 metri sopra, che sono quelli che vanno a modulare il portabebè a seconda delle mie necessità. Il bei dai può essere anche regolabile, e quindi con un'arricciatura qui e un'arricciatura qui per fare questo lavoro è sagomare molto il portabebè sul corpo del bambino. Essendo comunque una via di mezzo fra un marsupio e una fascia, come tipologia di supporto, le fasce superiori mi aiutano molto in questo lavoro senza di contenimento, senza dover per forza usare le regolazioni. Quindi non è assolutamente obbligatorio avere le regolazioni nel bei dai. Anzi, personalmente preferisco un bei dai senza regolazioni perché riesco a gestirlo meglio attraverso la legatura. Ovviamente, se usate un bei dai con un bambino molto molto piccolo, dalla nascita, la regolazione può aiutare a restringere soprattutto questo, in larghezza, il pannello, in modo che possano uscire comodamente le gambine. Trucchetto, l'ho già detto che c'era prima, se io uso un elastico piuttosto che un laccio, posso usare qualsiasi bei dai e legare quest'area e avere comunque l'arricciatura. Quindi comunque è un supporto molto, molto sagomabile a seconda di quello che mi serve in quel momento. Okay. Tendenzialmente questo bei dai standard come misura si usa dai 3 mesi ai 18, 12-18 mesi, dipende un po' dall'altezza del bambino.
dai 3 mesi, perché adesso vedremo in legatura, rimane un poco più morbido di una qualsiasi fascia porta bebè, di una legatura ben fatta con una fascia porta bebè nella parte alta. Quindi quando il bambino ancora non sostiene in autonomia il collo, non è totalmente contentivo. E perché il bambino al di sotto dei 3 mesi tendenzialmente di nuovo ha le gambine un poco più raccolte. Quindi se non faccio nulla per ridurre il pannello, potrebbe essere questo pannello un poco largo, creare una maggior divaricazione rispetto a quella che è la divaricazione di un bambino. Legherò il vaidai adesso, non tanto per insegnarvi la legatura, quindi magari non sto a spiegarvi passaggio per passaggio, mi serve per mostrarvi l'utilizzo. Poi, se invece voi volete avere effettivamente la comprensione dell'utilizzo di questo supporto, di come può essere adattato alle vostre necessità, di come può essere migliore per voi, della taglia migliore, meglio regolabile o meno, come uso davanti, sul fianco e dietro, quale legatura posso usare, perché ci sono anche diverse legature per il vaidai, sicuramente una consulente può aiutarvi in questo. Quindi potete chiedere a me, ci sono tante consulenti sul territorio, online, ne troverete sicuramente tantissime che sapranno aiutarvi. Ok? Dico solo un'ultima cosa, questo è un pannello standard, quindi vi dicevo 3, 12, 18 mesi più o meno. Quando il bambino cresce non è che non porto più, posso semplicemente cambiare la taglia di porta bebè. Quindi c'è la taglia toddler che va dai 18 mesi fino ai circa 30 mesi, e poi successivamente chi vuole può anche avere la misura preschooler, quindi dai 30 mesi, 3 anni in su. Ok? Questo perché? Perché avendo un pannello ho appunto l'impronta del contenimento, quindi quando il mio bambino è più alto di questo pannello non è più totalmente supportato, e viceversa, cioè non solo in altezza, diciamo anche in larghezza. Quando un bambino, se io porto un bambino di 4 anni che ha le gambine così, non vengono supportate dal pannello in larghezza, anche se vi dirò, le fasce possono essere supportive proprio per le gambine, quindi possono andare a contenere sotto a sedere anche quando il pannello non è abbastanza largo per contenere. In altezza non possiamo fare tanto, possiamo usare un po' il poggiatesta, ma è un po' più limitata la possibilità di adattamento. Allora, mi legherò il vaidai in silk apron, quindi in modo grembiulino lo faccio scendere verso il basso e vado a posizionare il mio bimbo. Prendo il mio bimbo, me lo coccolo un pochino e poi lo vado a far sedere. Mentre lo vado a far sedere, ho un risvolto sul corpo. Il risvolto è tanto più profondo, tanto più devo abbassare il pannello. Cioè, se io ho un bimbo grande che è al limite dell'uso del pannello, avrò poco poco risvolto. La mia bambola non è molto grande, quindi ho un bel risvolto. E questo mi fa accorciare il pannello e far sedere il bimbo nella parte un po' più stretta, quella che vi faccio vedere in sagoma. Vado a contenere bene le gambine e vado a togliere le pieghe. Posso proprio alzare bene il pannello in modo che sul corpo del bimbo ci siano meno pieghe possibili. La parte sotto è totalmente sostenuta perché io ho già il doppio nodo. Quindi l'unica cosa che può fare il mio bimbo, tanto che lego, è questa, buttarsi all'indietro. Quindi vado a sostenere bene in alto, sotto non c'è bisogno. Quindi alzo il pannello. Sostengo in alto e vado a effettuare la legatura. Il vaidai si usa davanti, sul fianco e dietro. Se io voglio usarlo davanti, porto una fascia sulla spalla e incrocio dietro e blocco la fascia. Idem dall'altro lato. A questo punto devo giocare un po' con le fasce. Teoricamente potrei anche aver finito la legatura, perché se io vado sotto alle gambine, faccio il doppio nodo. Adesso ho fatto un po' più naso la norma. L'ho fatta doppia e quindi ho finito. In realtà io vorrei regolare per una maggior quantità questo supporto, però questo vi mostra anche quanto può essere semplice, veloce, facile da usare. Se no io mi perdo nelle chiacchiere e poi sembra che sia lunghissimo da usare, no? Allora, io dietro ho incrociato e vado a tendere, quindi tendo
lato, tendo dall'altro. Non ho la fascia molto aperta addosso. Personalmente, io sono una persona che non ama una grande avvolgenza delle spalle, ma nessuno vieta che, a seconda del vostro corpo, possiate aprire totalmente la fascia e sulla spalla e anche sulla schiena, volendo, per un maggior scarico sostanzialmente. Io vi dicevo, mi trovo meglio in questo modo, tendo bene. Che cosa ne faccio con queste due fasce? Posso semplicemente legare sotto alle gambine come ho fatto prima, ma posso utilizzarle per un maggior supporto. Posso, per esempio, aprirle e avvolgere sotto il sederino del bebè, quindi sopra una gambina e sotto l'altra gambina, idem dall'altro lato. Tiro bene, sopra una gambina e sotto l'altra, come se legassimo una fascia. Sicuramente lo scarico che questo tipo di avvolgenza mi dà è maggiore rispetto a se io facessi solo un lato. E vado dietro a fare il doppio nodo. In questo modo ho il mio supporto totalmente contenitivo, posso andare a aprire di più, ad alzare, per esempio se il mio pannello è molto largo qui di fianco, avere la fascia che mi avvolge tanto il fianco mi aiuta a contenere meglio. Viceversa, magari un bambino che è già grandicello e ho bisogno solo un sostegno sotto al sederino, che dovrei andare a ritenere un poco, questo sostegno solo sotto al popò aiuta a scaricare maggiormente il peso. Okay. Vi dicevo prima, vedete, quest'area è un poco più morbida, quindi nel momento in cui ho un neonato che ancora non sostiene bene la testa, dovrei, non è che non posso usarlo, ma dovrei avere degli appoggiamenti di legatura che mi permettano di contenere di più. Uno degli accorgimenti può anche essere solo usare il poggiatesta all'interno, in modo da riempire un poco quest'area più libera, oppure proprio fare, per esempio, dei flip, fare delle cose con gli spallacci per abbassare un pochino, perdendo un pochino di l'area superiore. Poi, come possiamo usarlo? Possiamo sicuramente usarlo per la schiena, che è lo scopo per cui il V-Dai in realtà nasce, ma possiamo anche usarlo sul fianco, se ci fa comodo. Allora, sleviamo. Per usare sul fianco possiamo posizionare davanti il bambino e semplicemente spostare, o possiamo inserire il bambino quando abbiamo già supporto sul fianco. E poi anche qui per il fianco ci sono diverse modalità di utilizzo, ve ne faccio vedere giusto una. Prendo la fascia dietro e mi avvolgo bene la spalla. Blocco e faccio la stessa cosa con la fascia davanti. Ovviamente, essendo una legatura, una posizione, una legatura che divarica molto le gambine, questa modalità viene usata tendenzialmente con un bambino un po' più grande. E poi di nuovo posso usare la fascia chiusa, oppure ben aperta e contenitiva sul corpo del bambino e andare a legarlo dall'altro lato. È il supporto più comodo possibile per il fianco? Probabilmente no, ma diciamo che ho comunque questa possibilità se io scelgo di usare un portabebè di questo tipo, prettamente per davanti. Però è praticamente quasi tutta seta, è 60% seta. Scusate? Ok. Se avete domande, iniziate a scrivermele, perché questo incontro è abbastanza contenuto. Adesso vi faccio vedere la legatura sulla schiena. Se avete domande, iniziate a scrivere, 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 così vi rispondo. Ok. E poi, anche per la schiena, diciamo che c'è una legatura prettamente che viene usata, quella per portare a zainetto, ma poi ci sono eventualmente delle variabili, cioè diciamo che il V-Dai può essere usato prettamente con tre legature, una davanti che avete visto, una sul fianco e una sulla schiena, punto. Tre legature uguale tre posizioni.
Se volete spaziare un po' di più, ci sono possibilità. Allora, se io devo portare sulla schiena, di nuovo, sono da sola, quindi magari non ho nessuno che mi aiuti nel posizionamento, cosa faccio? Posiziono il bimbo davanti, di nuovo come prima, o anche già un po' più sul fianco. Prendo la mia fascia dietro. Tengo le due fasce, quindi sotto il bambino è totalmente contenuto e supportato, che è quello che è. È un po' la paura di quando si inizia a portare sulla schiena i bimbi, e invece in questo modo le gambine qua sotto non possono scappare. Devo solo tenere bene saldamente le due fasce superiori, il pannello di nuovo è ben avvolgente, ben contenitivo sul mio bimbo, e giro, 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 ruoto il braccio in modo che il bambino sia dietro, e vado avanti. Passo una fascia e l'altra fascia, e poi dipende un pochino da quanto è grande il bimbo, perché se io ho un bambino già bello grandicello, 8 mesi, 10, un anno, a questa altezza potrebbe stare benissimo, quindi lo lascerei qui. Avendo magari un bambino un po' più piccolo, andrei ad alzare un po' di più il pannello, quindi alzo proprio quest'area, quella qua in vita, e poi tiro un po' di più le fasce, e alzo, e tiro, e porto insomma all'altezza che mi serve. E come prima, posso andare con i due lembi sopra e sotto, o posso aprire bene e fare il doppio nodo. Proviamo anche ad aprire. Dietro, un lembo un poco più aperto sulla, sotto il sederino, sopra una gambina e sotto l'altra. Per aprire i lembi ci vuole una gambina un poco più lunga. Spesso si porta un bambino di 6 mesi, faccio più fatica ad aprire sotto il sederino. Se porto un bambino di magari già un anno, riesco a contenere, perché il sederino è più grande. Se il sederino è piccolino, la fascia riesce ad avvolgere poco. Idem. Dietro. Sopra e sotto. E poi posso semplicemente fare un doppio nodo. In realtà ci sono diverse finiture, quindi posso magari finire anche allo spallaccio, però in questo modo ho di nuovo mani libere, controllo il posizionamento delle gambine, controllo l'altezza del bambino, un supporto molto molto rapido da usare, ma che posso un pochino salmarmi, cioè posso anche aprire un po' con la fascia, posso risvoltarla, posso aprire sotto il sedere del bambino, posso, volendo, fare una chiusura differente che mi permetta di spalmare un poco di più il sostegno. Questo sempre perché ho le fasce. Se avessi un marsupio, avrei solo magari una cinghia per poter fare questa cosa. Uno. E uno, due. Non avete domande? Bene, o sono stata troppo chiara o sono stata troppo veloce nella spiegazione. Eccoci qua. E così aggiungo un punto di scarico maggiore attraverso l'utilizzo delle fasce, piuttosto che potrei anche alzare un po' di più e andare magari anche a togliere questa fascia, perché nel momento in cui ho l'incrocio fra le gambine, questa fascia non è la cosa che mi sostiene di più, quindi se magari sono incinta e ho la pancia, quindi non voglio pressione in quest'area, queste fasce, quando le incrocio fra le gambine, posso anche slegarle, posso legarle qua sopra, insomma. Qui stiamo giocando un po' di più, siamo un po' più sulla versatilità del supporto, pur essendo sagomato attraverso le sue fasce. Nel momento in cui voglio far scendere il bimbo, vado a smontare, quindi vado a togliere questa cosa che ho fatto, prendo semplicemente le fasce. Se tengo le fasce posso mantenere il bimbo, devo supportare bene le fasce superiori, quelle sotto le ho legate, sono lì ferme, e sotto con una e sotto con l'altra, e piano 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 faccio girare di nuovo e il mio bimbo è libero. In realtà a questo punto, se voglio, posso anche rilegare davanti. Ok,
Vi dico l'ultimissima cosa e poi passiamo al prossimo incontro. Nella scelta dei vedai la stoffa ha un senso. Cioè, se voi andate sul sito vedete che normalmente non ci sono vedai realizzati con stoffe molto molto sottili o molto molto leggere come grammatura. Questo perché scaricherebbero molto poco, si usurerebbero di più nel tempo. L'ideale per un vedai è avere una stoffa anche semplicemente cotone, ma almeno di un 220 di grammatura, quindi un po' più corposetta, un po' più supportiva, magari con una doppia rama di sostegno così va bene, oppure una fibra legna. Perché? Perché avendo meno stoffa a sostegno del bambino, io posso utilizzare la fibra per andare a scaricare il mio peso. Quindi sicuramente se io vado a scegliere un vedai toddler o addirittura un preschooler, meglio assolutamente la fibra legna. Se io vado a scegliere uno standard o anche un toddler, va benissimo anche un cotone, magari di grammatura un po' più alta, una colibri piuttosto che un plume, cioè un 250, un 80, anche solo in cotone, per andare a avere una stoffa un poco più supportiva. Quindi questa è una cosa che mi chiedete spesso. Se, come scelgo la stoffa? Posso scegliere, già c'è una preselezione, perché nella sezione del sito dedicata avete, non avete, diciamo, le stoffe non prettamente indicate, e se volete un supporto un po' più strong, o salite un po' di grammatura anche sul cotone, o andate su una fibra linea che vi aiuta a scaricare di più il peso nel tempo. Ok? Bene. Se non ci sono domande particolari, io vi saluto già e ci rivediamo fra poco al prossimo incontro sull'Onwin. Se invece ci sono domande, avete ancora qualche secondo, tanto che io mi bevo la mia tisana per la gola, per scrivermi o per dirmela. Me ne state già andando per il prossimo incontro, vi vedo. Ok, ci vediamo allora fra pochissimo per parlare insieme dell'Onwin. Ciao!